sera alle 6, no? Andando a messa, meno male che mi sono fermata, che se di no mi prendeva proprio in pieno la macchina. Venivo giù da una velocità tra quattro ragazzi, manco si sono degnati di fermarsi. Venivo dalla via Ghedini. Un po' di rispetto anche, no? Anche se passa un bambino, una bestia, qualcosa. Dobbiamo segnalare prima di tutto che purtroppo abbiamo gente che sprezza alta velocità, poi ci sono quelli che, vabbè, rispettano le norme stradali, ma però sono più quelli che non le rispettano. Cos'è stato fatto negli ultimi anni da parte delle amministrazioni e delle giunte che si sono succedute? Zero. Proprio zero, niente, siamo proprio dimenticati. Facendomi un po' portavoce, diciamo, degli abitanti della zona e avendo un'attività comunque in via Cattaneo in cui vedo quotidianamente macchine sfrecciare a velocità non consentita e non convenzionale, contattando Fabio Aquilini ho cercato, diciamo, di interessarlo a questa problematica. Lui se ne è subito fatto portavoce, si è attivato per organizzare un presidio, perché effettivamente sta diventando una cosa pericolosa. Ci sono stati anche dei casi in cui alcuni hanno rischiato di essere investiti, qualcuno è stato tamponato immettendosi dalle vie laterali, e l'anno scorso, per fortuna la macchina non andava molto veloce, un bambino che ha attraversato, uscito dall'edicola, ha rischiato di essere investito. Io sono per la coscienza civica, nel senso che ci sono delle regole e queste regole andrebbero rispettate, ci sono dei limiti, i limiti vanno rispettati. Io credo che l'unica cosa potrebbe essere un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine per dissuadere le persone che ancora sono restie a rispettare le regole, insomma. Dunque, la segnalazione relativamente a questa problematica da chi è arrivata e quando è arrivata? Sì, buongiorno. Dunque, la segnalazione è arrivata dal signor Massimiliano Gorrini, che è il cotitolare dell'edicola qua nel quartiere, quindi ha proprio per il suo lavoro la possibilità di sentire, no, le varie problematiche e vivere in prima persona. Quindi mi ha telefonato e ha voluto, proprio perché aveva visto la nostra sensibilizzazione sulle varie vie, e quindi abbiamo insieme organizzato questo presidio. Vorrei partire da questo punto. Questo presidio, direi, per quanto mi riguarda, possa essere l'ultimo presidio inerente al problema dell'alta velocità, perché a partire dal 2013, che avevo già fatto delle raccolte firme e petizioni a partire da via Barbieri, dalla Strada Valle, da via Rosselli, direi che l'argomento è stato abbastanza trattato, e quindi ho voluto trasferire alla città e quindi all'amministrazione e alle competenze che è un problema l'alta velocità. Cosa chiedo? Vorrei chiedere alla polizia locale che possa fare un lavoro, un qualche cosa, per poter intervenire rilevando il problema. Ecco, più che all'amministrazione, una domanda alla polizia locale.